ma che è Messico, che è Messico, pensa al viaggio di nozze, lui, ma di, ma non capisci come mi sento. Infatti, non peggiorare la situazione. Ma Don Vittorio, cosa fai? Ha celebrato il matrimonio così senza dire niente? Sai com'è fatto Don Vittorio, no? Basta dargli un'offerta per i poveretti. I poveretti, so che sono i poveretti. Ah, ma vado a prenderlo in canonica, mi sentirai. Ma non è in canonica. Allora, no. Oh, certo che no. Cioè, con quel che ha combinato sarà scappato per paura che io... Ma quale scappato è scappato? È qui in albergo, che sicuramente sarà ancora dormito. Ma pure l'albergo io pagavo. Ma sì, ma che te frega di Don Vittorio? Dai, ma ti sei risparmiato anche le sue parabole. Ma vabbè, secondo te per degli allucinogeni colui? Voglio dire come lui. Mamma, mamma, mamma. Piccoli inconvenienti, mamma, piccoli, piccolini.
mamma, senti, per favore, l'uomo ragno non è un'idea mia, va bene? Basta, io l'uomo ragno qua non lo voglio più sentir nominare, va bene? Va bene, come vuoi. Mentre vai a far colazione, tu ti fai una bella doccia e ti rimetti in sesto, Non sembri uno che si è appena sposato, no? Sembri uno che ha appena rotolato in una scarpata. Vado a chiamare Federica, ciao! Sembra di essere in un film dell'orrore. Oh, ascoltami Stefano, io ho capito tutto, ok? Allora io vado almeno un matrimonio alla settimana. E posso dire con estrema certezza che qui c'è qualcosa di strano. No! Ma davvero? Ti sembra che qui ci sia qualcosa di strano? Sì, te lo giuro, molto. E dimmi, da dove deriva questa tua bizzarra impressione? Allora, non lo so. Ristorante, bomboniere, la torta, tu non hai deciso niente? E allora vai per forza che la gente si sente in dovere di decidere per te. Non capisco cosa vuoi dire, scusa. Sai perché Mario e tua mamma sono così stupiti? Ah, loro sono stupiti. Certo, si stanno chiedendo come mai di solito ti fai andare bene tutto, ok? Magari poi li ringrazi pure di solito e adesso ti lamenti. Infatti, Beatrice ha centrato il punto. Credimi Stefano, io volevo solo rimediare un pasticcio come ho sempre fatto. Forse è vero, mi sono fatto prendere un pochino la mano e ti chiedo scusa. Non è andata così. State dicendo che la colpa di tutto questo è la mia? Insomma. No, dai, forse non tutta. Però la maggior parte sì. Tu devi capire che la gente si ci tratta esattamente come noi gli diamo modo di fare, ok? Se non te la gestisci tu la tua vita, te la gestiscono gli altri. Proprio. Eccovi lo sposo! Congratulazioni! Eccola qui la traditrice! Auguri! Auguri, 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 niente! Ti rendi conto di quello che avete fatto ieri? Certo, il tuo matrimonio! Io sono arrivato un'ora fa! Ma il matrimonio era ieri! Sì, vabbè, ma ieri ho avuto dei problemi, Ma ormai non più importante, è stato un matrimonio perfetto! Buongiorno, Mario! Rica! Ma lei chi è? È un matrimonio perfetto! Lei è un'imbucata! Ah, benissimo! Come benissimo? Ha ricevuto la bomboniera? Sì, grazie. Piacere, io sono Federica. Piacere, Beatrice. Comunque, complimenti. Un'organizzazione impeccabile. Grazie, cara. Senti, Federica, io e te dobbiamo chiarire un paio di cose. Certo, io adoro i chiarimenti. E allora chiariamo. Tu sei un'organizzatrice di matrimoni, no? No. Come no? Ma come? Ma oggi cosa succede? Oggi va tutto il contrario. Ma senti. Siamo stati nel tuo atelier. Certo, appunto. Appunto che? Che c'è scritto sulla vetrata del mio atelier? Che c'è scritto? Wedding planner. C'è scritto wedding planner. Non organizzatrice di matrimoni. Io sono una wedding planner. Stiamo calmi, stiamo sta calmo, se no poi facciamo un cacciò. Ricominciamo da qua. Dunque, secondo te, Federica, che sei una wedding planner. Oh, benissimo. Ti sembra normale che io mi sposi senza essere? Oh Stefano, ma che può dire cosa è normale a questo mondo? Le cose accadono e basta. Se una cosa accade è perché è normale, altrimenti potrebbe nemmeno accadere. Io non sono d'accordo, Strano, non sei d'accordo. Forse pensi di essere te il parametro ideale su cui stabilì cos'è la normalità? No. La regoliamo su di te la normalità? No. Su di me? Su Beatrice? Su Mario? No, su Mario lasciamolo stare che ti ha già cominciato a bastare sul modo G. La tua idea di normalità è semplicemente una scusa. Quando non si ha il coraggio di prendere in mano la propria vita. Se dovessi raccontarti tutto quello che ho visto, migliaia di matrimoni, guarda. Tu figurati che io una volta ho visto il padre della sposa mozzare l'orecchio al padre dello sposo con una rotella taglia pizza e poi l'ha lanciato in piscina. È dovuto andare il cameriere per pescarlo. Ma veramente? Sì, no, tu devi sentire che io invece una volta ho visto la sposa in bagno col parcheggiatore e lo stavano parcheggiando la macchina.
matrimonio? Ma dai, non ti ci mettono anche patrimonio, mercimonio, maniomio, matrimonio, demonio, sì, demonio, pandemonio, stramonio che è un'erba velenosa, plutonio che serve a fabbriare la bomba atomica, fuoco di Sant'Antonio. E poi... Poi basta, non capisco dove vuoi arrivare, Federica. Va bene che tu sei un'organizzatrice di matrimonio. Scusa. Wedding planner. Wedding planner, sì, d'accordo, abbiamo capito. Ma non puoi usare queste parole che spediscono il matrimonio, no? Ma perché no? Io le posso dire, non sono mia sposata. Quindi vedo la situazione dall'altro punto di vista. Giusto? Ma sono fuori casa. Hai detto che eri sposata. Ma certo, Stefano, ma lì eravamo in fase di trattative. Non era certo che Laura volevate sentirmi di, no? Ma dov'è il problema se vi ho fatto contenti? Il fatto è che da quando sei sposata sei diventata la persona meno adatta a parlare di matrimonio. Sei troppo dentro, troppo involto, ma la vuoi capire? Ma quelle volte che cosa? Non sono sposato, sono appena arrivato e non ho neanche visto la morte. Appunto. Invece di continuare a brontolare, ma perché non ti vai a dare una sistemata? Ti sei guardata allo specchio? No. Non sembri uno che si è appena sposato, sai? Dai. Sembri uno che è appena evaso dal carcere passando dalle fogne. Non è vero, Stefano, dai. Sì, per favore, senti, se non ti rimetti in sesso, sì. Mi dici come fo io il fotografo? Fotografo? Che fotografo? Ma certo, almeno io diamo la platea delle foto e te e Laura potete partire per le meravigliose piramidi del Messico. No, che Messico, Messico, di che foto stiamo parlando? Ma come di che foto, Stefano? Ma amore mia, che nelle foto ufficiali del tuo matrimonio ci sia un altro tuo posto. Il fotografo mi ha detto che le sistema un Photoshop. Ti fa qualche scatto, vai là nelle cose giuste, poi copia la tua bella faccina, la incolla su quella del figurante e voilà, come se niente fosse successo. Voilà, come niente fosse successo, perché per te, per voi, tutto questo è niente. Stefano, dai, per favore, fai queste benedette foto. Siamo tutti bloccati su Facebook, Instagram. Ma ragazzi, dobbiamo pubblicare. Io non lo sapevo che lo sposo era un figurante. Vabbè, dai, perché mi tengo anche te. Ma che tanto è tanto? Io non le voglio le mie foto su Instagram, capito? Se non vuoi pubblicare le foto, cosa ci vai a fare la prima? Esatto. Stefano, il Messico è bellissimo. Senti, il tempo passa e nessuno si ricorda mai di come sono andate effettivamente le cose. Facebook e rimane lì e sono i like a fare la storia, i like e le condivisioni. Oggigiorno si lavora sul virtuale, mia sulla realtà. Perché la realtà non esiste più, eh? Ma infatti, ma Stefano, ma chi vuoi che si ricordi di ieri, no? La gente vuole vedere te, che sei bello sorridente, sull'altare. Ma chi vuoi e badi ai fallimenti dei matrimoni altrui? Sono tutti così concentrati a pensare ai propri di fallimenti che guarda. No, pausa. Io non le voglio le foto, no, non le voglio. Io oggi non sono contento e vorrei essere contento il giorno del mio matrimonio, no? Oh Stefano, ma te, è un devi essere contento il giorno del tuo matrimonio. E la ormai è la leggenda metropolitana. No, le metto Stefano, lei è l'esperta, sì, eh? Sì, l'esperta. È l'esperta. Questa situazione assurda si è creata perché io non so decidere, perché io non sono padrone della mia vita. Ma sarà così. Me la sono cercata. Ma adesso decido io. E si fa quello che dico io. Non ho mai visto così. Cosa vorresti fare? Ecco la domanda, cosa vorrei fare? Te lo dico io cosa vorrei fare. Ho deciso che oggi io e Laura ci risposiamo. Anzi no, ci sposiamo veramente. Sì, oggi io e Laura ci sposiamo.
Cosa hai detto? Ho detto che oggi io e Laura ci sposiamo. Due matrimoni in due giorni! Calmati Stefano, ragioniamo un attimo, esaminiamo la situazione. Hai avuto un'idea meravigliosa! Abbiamo già tutto per organizzare un altro matrimonio da Paola. Abbiamo i parenti, i testimoni, gli invitati, il ristorante, la sposa e oggi abbiamo persino lo sposo! Ma dai, non ci avevo proprio pensato. Certo, poveraccio, lo so come ti senti, deluso, tradito, ma ora è il momento di dimostrare che sei un uomo. Se metti in atto il tuo rispetto e impone la tua personalità. Esatto, da dove cominciamo? Ma dal mio pezzo, naturalmente. Stefano, ti stai filando un ginebrato. Ma zitto tu, come il tuo compenso, scusa? Cosa ti ho detto prima? Matrimonio fa rima con patrimonio. I matrimoni si devono fare ad ogni osto. Il costo di organizzarli, il costo di mantenerli, il costo di scioglierli e il costo di rifarli. Ad ogni osto. Costi quel che costi. Sì, sì, va bene. E quanto sarebbe il tuo compenso stavolta? Il doppio, naturalmente. Come il doppio? Perché? Io procedo a blocchi di due come gli sposi. Mi sembra esagerato. Senti, facciamo un po' due punti, no? Gli invitati sono già tutti qua in albergo. Poi, per quel che riguarda l'organizzazione... Allora, ciao! Ho tanto di bel lavoro da fare, sapete come si dice, la mamma degli sposi è sempre in fissa. Mille come te ne trovo! Oramai voi wedding planner vi moltiplicate più in fretta degli stafilococchi! Ah, pensi sarà facile trovare un'altra sostituta come me? Libera da subito e pronta a organizzare un altro matrimonio in una mattinata? E si riorderà la mia sostituta che Laura odia profumi alla vaniglia? Oppure la povera sposa dovrà sopportare per l'intera cerimonia quel fastidioso mal di testa che le durerà? Purtroppo, per l'intera notte? E si riorderà la mia sostituta da avvisare il ristorante che il povero zio Alfredo è allergico ai gamberetti. Oppure vedrete il povero zio gonfiarsi fino a soffocare mentre cadrà dalla sedia tirandosi dietro la tovaglia in un tintinnato di stoviglie. Buona, bello! No, va bene Federico, va bene, hai vinto, va bene. Cosa dobbiamo fare? Allora, dobbiamo prenotare il ristorante, ordinare i fiori, la macchina. E lui un po' manca, L'uomo ragno! No, decisamente no. No, ovviamente no. Ma no. L'uomo ragno, io abbiamo ti voglio, non lo voglio, capito? Digli di non venire, Sì, io? Ma chi lo conosce? Ma scusa, ma non è l'idea tua? Ancora? Ma basta, non è un'idea mia, hai capito? Non è un'idea mia. Comunque, senti, parliamo di cose serie. Ma dimmi, ma io risulto sposato... anche se non ho firmato. Certo, c'è la firma fatta da Laura e quella dei testimoni. Grazie Mario, grazie per la firma, segno tutto. Dal punto di vista legale, l'unio, che può mettere in dubbio la validità della tua firma, sei solamente te. Va bene, la metto in dubbio, e allora adesso che facciamo? Semplice, andiamo da un avvocato e gli dici che Laura ti ha truffato. Che in fondo la truffa è il vero succo del matrimonio. Ma perché non te ne vai di me? Si copre del tempio fino a svenire, dai! Ma smettila! Ma perché devo mettere in dubbio la firma? Scusa, ma rifacciamo la cerimonia e basta, ma parla con Don Vittorio, mica qua in albergo. Ma io? Ma che ne so dove è Don Vittorio? Sui prati veglia il signore, mia io, No, raga, ma non possiamo trovare un altro donna. Quello lì quando cantava ai sappi mi sembrava un gatto in amore. Un po' strano, ma capito. Ma no che non possiamo. Lui ha le carte firmate. Ma tu che cosa vuoi? Ma sei sempre in mezzo, ma vatti a fare il tuo, sei un'imbucata. Federica, scusami, ma il numero di stanza sta? Meno male che porto sempre a me tutti i ferri del mestiere. Dunque. Tipo chirurgo, Ma no, tipo serial killer. Don Vittorio alloggia nella stanza 111. Allora, che ci voleva? 111.
lo so che sono le 6 del mattino, capisce? Ma io... Ma ma lei ho preso, non è mica caso di usare questo linguaggio, ma dei termini, eh? Ah, lei non è Don Vittorio? Ah, no, mi scusi, pensavo che... Me lo passa, per favore? Ah, lì non c'è nessun Don? Strano, perché mi avevano detto... No, scusi, come l'ho detto? Sì, sempre siamo da. Ascolta, qui c'è scritto sì. 111. E io gli ho prenotato la 111. Comunque ora te che risi, calmati, ci penso io, sento io la ricerca. Fammi andare, una. Sono così avvincente, pari noi. Sì. Stefano, rischi di perdere il volo per il Messico, dai!